Adesso invece vi presento i miei due compagni di avventura, già mi viene da ridere. Allora, un gradito ritorno, quello di Marco Tana insieme ad Alessandro Serra. Op op op, siamo qui, op op op, eccoci qui. Buonasera, buonasera. Ciao. Buonasera. 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 Buone feste. Buone feste. Grazie. Buone feste. Allora, proprio in tema festivo, visto che la gente mo sta a casa, beve un po', vedrà doppi, ci stanno due comici. Sì, cioè, hanno bevuto troppo. È vero. Ma come mai non noto niente di rosso in voi? Un capo di abbigliamento, una scarpa, non so, perché? Una cravatta. Io, perché? Oddio. Lo sai che il rosso va messo in certi posti. Quindi tu hai un intimo rosso. Un intimo rosso. Un Paola, girate, girate, non guardare. Eccolo qua. Qual è? Il conto in banca, va. Più rosso di questo, me devi dire che devo fare. Più rosso di questo, che ce lo metti? E tu come mai non hai niente di rosso? Io non vorrei sembrare volgare, ma siccome ci ho avuto quest'influenza intestinale di rosso... No. Meglio non andiamo sul peperoncino. Siete proprio due scemi, ma totale. Marco, io parlando di bei sentimenti, di rosso, sì, di Natale, di buone feste, tu porti il conto, quest'altro mi dice sì, ma no, io... No, io per Capodanno penso ancora me sto cercando di organizzare quello dell'anno scorso, per cui... Per no, non è possibile, ma che regalo, che vi piacerebbe come regalo, ragazzi? Come regalo? Non i regali di oggi. Esatto. Perché io... i regali di oggi non ci sono. Poi magari lo diciamo quali sono i regali di oggi rispetto serio, a quelli del passato. Serio, se dovesse essere serio, avere più tempo per la mia bambina. Che bello, che è bellissima la tua bambina.